Sono in discussione due emendamenti al decreto legge 113 del 2024 in Senato, che dovrà essere approvato entro il 9 ottobre del 2024. Questi due emendamenti espungono gli educatori di infanzia dai servizi dell'albo e li riportano alla condizione normativa antecedente all'entrata in vigore della legge 55. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che riportano gli educatori di nido nelle condizioni di minorità rispetto a quelli che vivevano gli altri operatori dei servizi sociali e li riportano alle retribuzioni che, per esempio, nella mia regione, per gli educatori di infanzia possono essere di 400, 500, 600 o 700 euro per un full time. Queste condizioni di lavoro sono determinate dal fatto che i laureati sono ampiamente sostituibili e non c'è un albo che garantisce questa possibilità. Per questo motivo, stasera, 19 settembre 2024 alle 21, la PEI ha promosso una diretta speciale per discutere di questa questione con i colleghi educatori, con i colleghi educatori di nido, per promuovere un movimento di protesta e di opposizione rispetto a questo cambiamento normativo che noi non condividiamo e che riteniamo che sia un passo indietro di proporzioni cosmiche.